Intanto siamo ormai vicinissimi a quello che sarà il suono della campana per Matteo Gabelloni. Guardate il pubblico, è una cosa bellissima vedere un pubblico così. Passa, la prendiamo con la nostra telecamera fissa, seguita dalla moto informazioni di Sandro Manzi. Passa ora in questo momento Matteo Gabelloni, ma il gruppo una decina di secondi, qualcosa di più per il Cratere Casano. Adesso sono gli atleti di Samuele Scappini che si sono messi davanti a lavorare. Il team Forte Braccio, ultima tornata, veramente sarà importante il suono della campana che c'è stato. Ne andremo anche a vedere che cosa succederà in questo ultimo giro. Gabelloni è davanti, siamo già sulla svolta che porta verso il vediamo, ecco il gruppo dietro, già preso gli atleti del team Forte Braccio. Adesso sono un po', c'è rimasto un atleta solo davanti. C'è uno scatto in testa al gruppo, maglia della Tiepolo Udine. Si tratta in questo momento di Francesco Vecchiutti che sta facendo l'andatura, lunghissima fila indiana. Adesso veramente si va verso quello che sarà la conclusione, gli ultimi 9 km, 800 metri, qualcosa di meno sicuramente. Adesso si va verso Lamporecchio, siamo entrati nella strada che porta verso Lamporecchio, sempre gli atleti della Forte Braccio, però non è più compatto il treno. Occhio perché arrivano anche gli atleti della CPS, arrivano quelli della Vangi, si stanno organizzando i vari treni per quello. È ancora presto, bisogna avere un gruppo unito. Ora fare l'andatura, sono gli atleti della Vangi, di prima, Christian Di Prima, altre due maglie dietro. È un po' spezzato il treno della Forte Braccio in mezzo a quello della Vangi. Sama ricambi, eccolo qui Christian Di Prima che sta facendo il forcing per tenere alta l'andatura. Non bisogna sbagliare i tempi nelle volate, non bisogna mai sbagliare i tempi nel lanciare il treno, bisogna essere perfetti. Quattro maglie della team Forte Braccio, non devono sbagliare anche loro, perché l'importante sono i tempi. Nei treni non bisogna mai sbagliare, bisogna essere precisi nel lanciare la volata. Mario Cipollini era uno di quelli che ad esempio era perfetto nel sapere, ogni uomo sapeva esattamente quando era il momento di spostarsi, quanto doveva tirare e quando si sarebbe dovuto spostare. E Luca Scinto, tra l'altro, era uno degli uomini del treno di Zolder in Belgio. Ricordiamolo, questa gara, il primo Gran Premio Giuliano Baronti, organizzato dal team Franco Ballerini, con main sponsor proprio la Neri Sottoli, con i figli Alessio e Stefano, con ovviamente tutta la Franco Ballerini, con anche Claudio De Angeli che ha dato sicuramente una mano, Daniele Brotini anche lui per la segreteria. E intanto eccolo lì la lotta, eccolo, l'avevamo detto prima, no? Eccolo lì la lotta delle prime, il Casano sulla destra, centralmente la Forte Braccio, e poi c'è il team Franco Ballerini che sta cercando di pilotare al meglio il proprio uomo veloce. Potrebbe essere Mattia Maioli a fare la volata per la formazione di Luca Scinto. Adesso è un momento frenetico, sta risalendo sulla sinistra del nostro schermo anche Lausonia con due uomini, si va per la volata finale, si va per la conclusione di quello che sarà. E adesso ha preso con decisione la maglia del team Franco Ballerini, ma siamo a 2 chilometri dal traguardo e le immagini dicono che è di nuovo cambiata. E c'è uno scatto in testa al gruppo, maglia del team Pieri che è partito in questo momento, maglia del team Pieri. Dovrebbe essere Venomi, Flavio Venomi, che dovrebbe essere uscito dal plotone proprio quando mancano 2 chilometri alla conclusione. Gruppo in lunghissima fila indiana, ma sono sempre gli atleti del Pirata che sta facendo l'andatura, Sama ricambi, il Pirata che sta facendo l'andatura. Adesso è uno scatti contro, difficile andare via perché l'andatura è talmente forte che bisogna avere una gamba per riuscire ad andare via. Ci ha provato Venomi, ma niente da fare. Comunque anche il team Pieri presente lì davanti, provando a fare un'azione per provare a venire via, ma quando l'andatura è oltre i 50 km orari è difficile. Ed eccolo che salta il primo salta degli uomini del team Forte Braccio. Forse sono troppo lunghi, perché sono solo due e devono rimanere davanti. Ultimo chilometro per questo primo Gran Premio Giuliano Baronti, ultimo chilometro. Sono le maglie del team Forte Braccio, sono tre maglie, ultima posizione per Samuele Scappini, risale anche il Casano, centralmente il team Franco Ballerini, sulla sinistra di quelli della Vangi. Vediamo. Ultimo, ha ancora due uomini Samuele Scappini, ha ancora due uomini da giocarsi. E in questo momento non bisogna sbagliare di lasciare il velocista all'ultimo. A questo punto hanno lasciato tutto nelle mani della Forte Braccio. Perfetta l'organizzazione della formazione Umbra. Samuele Scappini, terza ruota, davanti a un compagno di squadra. Sono due gli atleti che possono vantare, ma parte dall'altra parte la velocità. Svengono anticipati nettamente dagli atleti di Luca Scinto della team Franco Ballerini. Finale incredibile, vediamo, bene lanciata la volata. Parte l'ultimo uomo per
Samuele Scappini, parte ora in questo momento, si sposta, parte Samuele Scappini in questo momento, parte Scappini, vediamo, arriva De Fabritis sulla, sta provando la rimonta De Fabritis sulla sinistra, occhio perché sta arrivando De Fabritis, Scappini sul centro, Gabriele De Fabritis al millimetro veramente su Scappini, che rimonta è riuscito a fare il corridore ligure, terza posizione per Mattia Maioli del team Franco Ballerini. Un finale incredibile, una volata ancora più emozionante e soprattutto mi viene da dire che cosa è riuscita a fare l'atleta della CPS, perché è partito da dietro, era anche molto più lontano di quello che non siamo riusciti a vedere. Poi in quarta posizione Stefanelli, Andrea Stefanelli, quinto Dani, sesto Lorello, settimo Anfer, ottavo Anguillesi, nono Faile, decimo Creatini. Questi sono i primi dieci, questa la volata incredibile, De Fabritis vince, andiamo alle interviste. Gabriele De Fabritis, probabilmente uno dei più quotati alla vigilia per quest'oggi, però hai detto non avevi paura di nessuno, hai fatto la tua gara. Sì, quest'oggi Vardelli ha detto tranquilli, tutti tranquilli, non state a fare lavori, non chiudete, non fate niente, si aspetta la volata e tanto come si sapeva si è vinto. E quindi meglio di così l'inizio stagione per voi non poteva essere? No, per adesso tutto bene, a posto, tutto quello che si è detto si è fatto e bisogna continuare così. Hai fatto una dedica particolare per la vittoria odierna? Io sì, la dedico a Giuliano perché già l'anno scorso era presente al trofeo a Stabia e dove ho vinto comunque io, e la dedico a lui perché è mancato e è stata l'ultima gara che ha visto lui quando ero presente io, quindi la dedico a lui. Samuele Scappini, secondo classificato, un po' di rammarico nei tuoi occhi, però forse contro De Fabritis non c'era niente da fare. No, puntavo per vincere. Ma agli ultimi metri non c'avevo più le gambe, la squadra aveva fatto un lavoro perfetto, quindi ringrazio la squadra, ringrazio l'allenatore e sarà per la prossima volta, si punterà per vincere e piano piano si farà il meglio la stagione. Mattia Maioli, terzo classificato, forse ci tenevi a fare qualcosa in più nella gara che per voi oggi contava tanto? Diciamo che sia con il nostro straniero Simon puntavamo alla vittoria, la tattica era ovviamente di vincere, di arrivare in volata, purtroppo sono delle complicanze all'ultimo chilometro, ma un terzo posto va bene comunque, il podio l'abbiamo preso. Eugenio Gianni, siamo partiti questa mattina dalla presentazione della gara di Larciano e poi la ciliegina su una torta, è tornato in zona per la gara juniores, è uno spettacolo impareggiabile, forse neanche nei sogni più belli era così bella. No, io devo dire che il ciclismo trova in Toscana una radice profonda, mi fa piacere che vi sia anche attenzione a livello nazionale, il fatto di vivere stamani la presentazione del Gran Premio Industria e Commercio di Larciano che sarà vissuto il 26 di marzo, ma che stamani abbiamo visto quanto possa essere ben preparato e ben illustrato. È un trofeo che ha un albo d'oro incredibile, quindi è una fonte di richiamo per tutti i giovani che si avvicinano e dimostrano talento nel ciclismo. Stasera il talento del ciclismo l'abbiamo visto a Lamporecchio in una volata bellissima, in una corsa che esalta il rapporto fra lo sport, l'ambiente, il paesaggio, perché sono luoghi sul Monte Albano unici, e incominciamo a vedere dei talenti che ridanno al ciclismo italiano, non solo toscano, quelle prospettive che la storia della terra di Bartali, di Nencini, di Alfredo Martini, di coloro che hanno fatto del ciclismo una vita, richiede e ci impone per il futuro. Alessio Baronti, la gara è terminata, il podio sta finendo di festeggiare, giornata forse perfetta? Direi di sì, perfetta sotto tutti i punti di vista, tanta gente, una bellissima giornata. Organizzazione impeccabile, avevate chiesto tanto pubblico nei giorni scorsi, direi che questo appello è stato pienamente accolto. Sì, diciamo, abbiamo visto tanta gente, abbiamo visto anche tante squadre, abbiamo visto una grande autorità che ha riconosciuto Giuliano Baronti, crediamo di darvi appuntamento a questo punto al prossimo anno e forse emotivamente saremmo più pronti e organizzeremo qualcosa di molto più importante.